Signori, è da un po' che non ci si rivede, eh? Allora, ho deciso di fare un video con tutti gli aggiornamenti delle cose che ho comprato di recente. Ho comprato un animale. Vedendo tutti che avevano un animale come cani, gatti, fenicotteri, e io ero l'unico senza un animale, a parte che ho la passione, mi piacciono, e ho sempre voluto averne uno. Però ho detto, vabbè, perché io? Chi sono io per non poter avere un animale? E allora lui c'ha questa faccina che sorride, io ve lo avvicino ma non mette a fuoco, così sicuramente lo vedete meglio. Lui è un geco leopardino, un po' timido. Chiaramente mi sono informato su internet e dicono appunto che sia uno degli animali, uno dei rettili più facili da tenere in casa. Questo è il suo terrario. Adesso la casetta è spostata, andrebbe là dove ci sono il termometro e il termostato. In natura lui si trova nel deserto, perciò ha bisogno di un ambiente molto secco e caldo. È un animale molto docile, tranquillo, non corre, non salta. Solo quando sono cuccioli sono un po' incazzosi, per il resto sono animali molto tranquilli. Continua a far la muta perché sta crescendo. E su internet, dove vai? Se tenuti bene, riescono ad arrivare fino a 13 anni. Poi bisogna vedere se è vero. Comunque, lui è una delle novità. Ora dovresti rientrare nella tua casetta. Opla, rimetto a posto la casetta. Loro hanno bisogno di una tana calda col tappetino riscaldante che è sotto qui, e una tana più fresca dove fanno la muta. Questo è il massimo delle loro pretese. Novità numero 2. E lei, signori, paratela come tuerca tra le foglie. Dai, su, vieni fuori che ti devo presentare al grande pubblico. Lei è Piera, un insetto foglia che ho da pochi giorni, ho le dita sporche di terra. Dovrà crescere e diventare grande più o meno così. Ma guardate, è pazzesco come si muove anche con una foglia. Cioè, twerka. Rosalia dovevo chiamarti. E invece ti chiami Piera. Si nutre di foglie di rosa o di rovi. E bisogna umidificare con una roba così una parete della sua teca. E basta, questa è la cura che si dà. Cioè, oddio, non prendetelo per vero, perché io non sono un esperto, non ho mai avuto un insetto, però mi sono basato su quello che hanno detto gli esperti. Quindi, una domanda: sto cercando disperatamente quegli scarabei, che tutti quelli cangianti, coloratissimi. Voi conoscete qualcuno che li vende o che li regala? Perché mi piacciono da matti, ma non trovo un sito, e dico uno, che li abbia disponibili. Conosco AgriPet Garden, che è il sito dove ho preso Piera, l'insetto foglia, ma sono sempre non disponibili. Se qualcuno conosce delle persone, anche private o aziende, che li vendono, per favore ditemelo, perché ne voglio avere uno a tutti i costi. Sono bellissimi e devo avere un coleottero. Ho un rettile, ho un insetto, voglio un coleottero. Grazie.